Ciao, negli ultimi tutorial abbiamo parlato di inserire foto, video all'interno della nostra presentazione e anche della possibilità di trasformare questa presentazione in un video. Oggi vedremo come è possibile registrare noi stessi, cioè inserire la nostra immagine, se vogliamo, e il nostro commento parlato all'interno di una presentazione. Andiamo a prendere l'ultima presentazione che abbiamo creato. Immaginiamo che, anziché doverla presentare personalmente, tu debba inviare questa presentazione a qualcuno, all'insegnante, a un tuo compagno di lavoro o cose di questo genere. Non è sufficiente mandargli le slide, avrai bisogno anche di mandare il tuo commento. Bene, Canva ti dà la possibilità di registrare te stesso mentre presenti le tue slide. Vediamo come si fa, è facilissimo. Una volta che hai completato la presentazione, vedi che qui abbiamo le nostre 5 pagine. Io ho lasciato anche la pagina delle risorse, ma ovviamente è una pagina che va cancellata di solito. Adesso la lasciamo perché così abbiamo una presentazione con un numero sufficiente di pagine. Bene, una volta che hai terminato e sei sicuro che la presentazione è a posto, anziché presentarla o scaricarla, aprendo il solito menu a tendina, scendiamo fino a Registra la presentazione. Clicchiamo e vediamo cosa succede. Ecco qui. Questa è un'anteprima di quello che succederà. Verrà registrato lo schermo del tuo computer e in basso, in piccolino, ci sarà un cerchio all'interno del quale ci sarai tu. Ci sarai tu, ovviamente, se vorrai esserci, perché ci sarà anche la possibilità di togliere la webcam. Vai allo studio di registrazione, clicchiamo. Ecco qui. Si apre il riquadro in cui tu puoi decidere in che modo registrare la tua presentazione. Allora, prima di tutto, qui ti dice se vuoi utilizzare la videocamera che hai nel computer. Se hai una videocamera esterna, ti comparirà come scelta e potrai utilizzare quella, ma potrai anche decidere che non vuoi che si veda la tua immagine. Sotto invece c'è la scelta del microfono, è lo stesso discorso. Ti viene detto se vuoi scegliere il microfono che è incorporato nel tuo computer o se hai un microfono esterno, hai la possibilità di scegliere anche quello. Una volta che hai deciso, hai sempre la possibilità di tornare indietro perché magari cambi idea. Puoi dire torna alle modifiche e quindi puoi cambiare nuovamente quello che hai impostato. Prima di far partire la registrazione, guardiamo quello che compare nello schermo. Quello che si apre, visto che noi avevamo inserito delle note, è la versione con le note, ma quello che verrà registrato sarà solo la parte con la slide. Questo è comodissimo perché così tu, aprendo le varie slide, avrai sempre qui di fianco la possibilità di ricordarti le cose principali di cui devi parlare, ma in realtà nella presentazione non si vedranno. Facciamo un esperimento. Avvia registrazione. C'è un countdown. Il countdown iniziale ti dà la possibilità di prepararti e sapere con precisione quando inizia la registrazione. Qui in alto c'è il tempo che scorre, quindi hai un'idea di quanto tempo stai utilizzando per parlare. E qui ci sono i due tasti importanti. Termina registrazione che utilizzerai quando hai finito, ma anche metti in pausa.
ti viene detto: guarda che stiamo registrando, quindi insomma all'occhio quello che dici. Tu non devi fare altro che presentare le tue pagine chiacchierando. Guarda cos'è successo nella colonna delle note. Qui c'è la nostra nota e qui c'è scritto: chi visualizza potrà riprodurre i video. Significa che una volta che tu hai fatto la registrazione e l'hai inviata a chi la deve guardare, chi la deve guardare, quando arriverà a questa pagina, potrà cliccare col mouse qui sopra e partirà la registrazione, partirà il video che tu hai inserito. Vai avanti a scorrere le tue slide raccontando quello che devi raccontare, ok? Quando hai finito, clicchi termina registrazione, oppure puoi dire metti in pausa perché in quel momento ti sei ricordato di una cosa importantissima, avevi acceso il forno e lo devi spegnere, quindi blocchi un attimo e poi gli dici riprendi. Quando hai finito tutto, clicchi termina registrazione. Lui la carica, gli dai qualche secondo senza far nulla. Il link alla registrazione è pronto. Salva ed esci. Quando chiudi, automaticamente Canva ti dice: questo è il link della tua presentazione. Oppure, vabbè, puoi eliminarla perché hai scoperto che è venuta malissimo e la vuoi rifare, oppure la puoi scaricare. Scarica registrazione è molto comodo perché in questo modo, in poco tempo, viene scaricato il video sul tuo computer in un file MP4. È comodo perché intanto non si sa mai tu ne hai una copia sul tuo computer. Nel caso in cui dovessi farlo vedere in un luogo in cui non hai l'accesso a internet, non hai nessun problema. L'altra possibilità invece è copiare il link, che a questo punto puoi dare a chi vuoi tu. Copi il link, lo dai a chi deve vedere la presentazione, lo invii in qualsiasi modo e non ci sono problemi. Anche questo è molto comodo, basta fare copia link. Vediamo il risultato di quello che è stato fatto. Come al solito troverò la registrazione nei download. Vediamo. Il countdown iniziale ti dà la possibilità di prepararti e sapere con precisione Allora, quando inizia riconosci, la questo è registrazione. quello Qui che in alto c'è il tempo che adesso abbasso. scorre, quindi hai un'idea di Questo è quello che quanto abbiamo tempo fatto stai prima, utilizzando. in cui io ti sto spiegando la storia del Qui ci countdown. sono Vedi che non si infatti vedono né le note di termina fianco, registrazione né che le miniature chiaramente delle slide qui in puoi basso, anche e mettere la invia registrazione ti fa vedere commento solamente guarda che stiamo registrando la slide della tua altrimenti presentazione. Andiamo un po' avanti, se ti vedi che interessa il vedere video parte. nuovamente qui c'è la nostra nota chi la deve guardare le tue slide raccontando. Ecco, ovviamente nella registrazione non sono attivi i link, questo è evidente perché è una registrazione, quindi io posso far partire il video che ho inserito direttamente, ma non posso attivare il link. Bene, torniamo alla nostra presentazione. E se io volessi inserire un mio commento solo in una slide e non in tutta la presentazione, potrei farlo? Certo, posso farlo. Come? In questo modo. Scelgo intanto la slide dove voglio inserire il mio commento. Scelgo dalla colonna di sinistra video e poi, anziché scegliere un video, clicco sul pulsante Registrati. Qui le scelte sono un po' diverse, nel senso che la webcam non la puoi disattivare, però puoi inserire degli effetti,
se non vuoi che la tua immagine sia riconosciuta, dei filtri più che degli effetti. Ok. Al solito puoi decidere il microfono come abbiamo fatto prima. La schermata che si vede è sempre quella in cui compaiono i commenti e le miniature sotto. Avvii la registrazione. Come vedi, anche in questo caso parte il countdown, ti avvisa che stiamo registrando. Puoi cancellare tutto, puoi mettere in pausa. Questi sono i secondi e poi quando hai terminato gli dici fine. Benissimo. Fatto tutto, sei a posto? Vuoi cambiare la forma, metterla quadrata o rettangolare? Va bene, diciamo che abbiamo fatto tutto bene. Salva ed esci. Ed Come ecco vedi, come. anche in questo caso parte il countdown. Adesso la interrompiamo un attimo. Vedi che viene inserito tra l'altro il video all'interno della colonna video, perché è un video a tutti gli effetti. E questo è quello che tu ti ritrovi. Ovviamente questo è un elemento. Come tale puoi fare qualsiasi cosa, come abbiamo già imparato. Puoi rimpicciolirlo. Puoi spostarlo, vedi che ci sono sempre le guide che ti aiutano a sistemare con precisione l'elemento. Puoi decidere di duplicarlo perché poi lo vuoi incollare su un'altra slide, di buttarlo via perché non ti piace. Puoi aggiungere un'animazione. Allora l'abbiamo messo in alto. Lo facciamo entrare da qua, ok. Puoi anche decidere che puoi togliere la parte iniziale o finale. Come vedi, anche in questo caso parte il cantante. Come per gli altri video, se tu clicchi l'iconcina dove ci sono le forbici, ti si apre nella barra superiore il video che tu hai registrato e che ovviamente puoi accorciare a tuo piacimento, togliendo una parte all'inizio, togliendo una parte alla fine, perché magari 16 secondi sono troppi e allora te ne bastano 10. Arrivi a 10, gli dici fine e hai accorciato ovviamente il tuo video e poi hai la possibilità di farlo partire in automatico oppure a un tuo click. In questo caso, visto che lo inserirai all'interno di una registrazione, è meglio se parte in automatico, ma nel caso invece tu stia presentando di persona il tuo lavoro, puoi decidere che lo fai partire solo, quando vuoi tu. Oppure puoi decidere di farlo andare in loop. Ecco, in questo caso, siccome sei tu che parli, continuare a ripetere la stessa cosa potrebbe essere poco simpatico. Quindi, come vedi, il video che hai inserito, la tua registrazione, si comporta né più né meno come tutti gli altri elementi di Canva, ma di più. Se io vado sopra, clicco il tasto destro e gli dico Separa video, ecco quello che succede. Lui trasforma, vedi? Qui non c'è più niente. E ha trasformato il video in un video indipendente. A cosa mi serve? Mi serve perché io a questo punto potrei decidere che anziché inserire il mio video di fianco ai delfini, mi metto qui, aggiungo una pagina, la metto dopo i delfini. Ok, vado a prendere il mio video, gli dico copialo, lo metto qua, incollalo e io faccio partire il mio video in una pagina diversa. Perché? Perché qui mi darebbe fastidio.
certo, posso rimpicciolire, lo posso, però magari io non voglio, quindi questo lo cancello. Questo lo cancello perché non mi serve più e il mio video lo trovo nella pagina successiva. Vediamo ora l'ultima cosa che puoi fare, sempre registrando sulla tua presentazione. Diciamo che una volta arrivati qua, io voglio mostrare magari delle altre immagini che mi servono a spiegare meglio il comportamento dei delfini. Prima di registrare, cosa faccio? Vado in internet e cerco quello che mi serve. Adesso io ovviamente prendo un esempio a caso. Allora io voglio far vedere le modalità, ad esempio, che hanno i delfini quando saltano fuori dall'acqua. Bene, cosa faccio? Io voglio mostrare, vorrò mostrare questa pagina per poter raccontare meglio la mia spiegazione. Semplice. Quando sono qui e devo inserire la mia registrazione solo in questa slide, video, registrati. Quando decido di registrare, posso scegliere videocamera e schermo. Canva mi chiede cosa voglio condividere. Io gli dico una scheda di Chrome perché l'ho già preparata, vedi che compare nell'elenco. Clicco, gli dico condividi. Ecco qua. Quando io torno per registrare, vedi quello che succede. C'è di nuovo la mia immagine e compare la pagina che io ho deciso di utilizzare. Ecco qua, solito schermo di prima, stiamo registrando il tempo che va, io che parlo, ma vedi che anziché esserci la pagina dietro, si sovrappone la scheda di internet che io ho scelto e che posso decidere di far vedere. Ok? Benissimo. Finisco la mia presentazione. Salva ed esci, gli lasciamo un attimino di tempo per. Ecco solito schermo di prima, stiamo registrando. Ecco, vedi che la registrazione è partita. Ovviamente mi si sovrappone a quello che ho dietro, ma non ha importanza perché io adesso posso lavorare su questa presentazione come ho fatto prima. Posso rimpicciolire la mia immagine, posso spostare il riquadro e metterlo da qualche altra parte, ma direi molto meglio, posso inserire una pagina nuova che metterò qua e poi gli dico copia questo video, incollalo qui e questo lo cancello perché non mi serve più. Copia la mia spiegazione e mettila qua. E allora io la cancello da qui perché non mi serve più. Perfetto. E qui posso fare quello che voglio. Come al solito, apro la scheda. Posso decidere di tagliarne una parte perché è troppo lunga. Posso decidere di farlo partire in automatico. Posso insomma fare tutto quello che posso fare sugli elementi. Quindi abbiamo visto tre modi per registrarsi. Registrare un commento a tutta la presentazione. Registrare un commento solo per una slide, registrare un commento a una pagina esterna che io però voglio inserire nella mia presentazione. Per oggi abbiamo finito, non mi resta che salutarti e augurarti buon lavoro e spero di rivederti al prossimo tutorial nel quale parleremo sempre di realizzazioni di video con un'altra modalità. Buon lavoro!